certe cose. Se sei invisibile è difficile che esci con qualcuno, ma davanti al telefonino per lui mi sembrava tutto così naturale. È andata avanti per settimane, camminavo sospesa nell'aria. Era bello, era il nostro segreto. Fino a quando... una mattina mi accorsi che il mio corpo stava cambiando. Mi stavo trasformando in qualcosa. O almeno lo pensavo, altrimenti perché mi guardavano tutti? E parlottavano pure! Fortuna che le amiche ti dicono le cose in faccia, anzi, te le fanno vedere. Tesoro, il tuo corpo non si sta trasformando, si è semplicemente tolto i vestiti. Ah! È andata così. Marco era bello, extraterrestre, palestrato, ma come dire, era pure una zucca vuota. Scusami, Delfinetta. Ti prego, non lo faccio più, Delfinetta. Non pensavo... l'ho inviato solo a 2 o 3 amici. Le foto hanno girato tanto. Forse girano ancora, vallo a sapere. L'avevo detto io. Eh già, quello che metti su internet è per sempre. E la rete è ovunque. Questa è la mia storia. È giusto che il mondo sappia, perché da allora io sono... la ragazza visibile. Ormai vado in giro con il cappottone anche d'estate. Non mi ci far pensare, va. Che rimbambita sono stata. Delfinetta di qui, delfinetta di lì. Ma va.